principalmente sull'arte quella che si vede, non quella che si sente. Bellissimo, è stato un intervento ieri sera alla cena di un regista straordinario. Un'altra arte ancora, perché le arti sono tante, è importante avere la consapevolezza che le arti sono tante. Bene ha fatto Margherita organizzare un incontro come questo dove le arti si sentono, si percepiscono, quelle musicali, quelle sensoriali, le arti sono sensoriali, quindi sono i nostri sensi, non ce lo dobbiamo dimenticare. Dopo quelle cose che dico, dirò anche che, e forse a molti non piacerà, ma che forse noi non ci rendiamo conto di quanto tutti noi possiamo essere degli artisti. E tutti noi possiamo creare e quanto fa bene a tutti noi creare, quindi lavorare e svegliare i nostri sensi. Poi nel pomeriggio, poi alle 4:30, quando Cennevi parlerà di quello che lui fa in tanti paesi del mondo per svegliare i sensi della gente, quello che vediamo ora sarà ancora più chiaro. Scusa Cennevi, ma è bello, mi piace moltissimo questo aggancio fra le cose che vediamo ora e le cose che poi vedremo anche nei tuoi video e nelle tue documentazioni. Allora, quello che vedete non c'è nessun problema, sono tutti lavori e attività che io ho fatto, quindi non c'è il copyright su questo, quindi si possono fotografare e non c'è nessun problema, perché di solito quando si fanno gli incontri pubblici far vedere delle opere che poi vengono fotografate e che poi vengono usate sui giornali. Si hanno dei problemi. In questo caso non ce ne sono, se non la prima che vedete qui sopra, che è fatto da un bambino in Romania, un bambino, sì, c'è un nome, ma insomma quasi sconosciuto. L'arte e l'estetica, quanto fa bene, dove fa bene e perché. In questi ultimi anni ho fatto diversi esperimenti e diverse attività di tipo estetico e di tipo solidale, ma anche sostenibile, quindi che guardavano con interesse particolare al mondo dell'ambiente, ma anche al mondo dell'altro, non per andare verso il dono, ma al mondo dell'altro. Quindi vi faccio vedere una prima carrellata veloce veloce, quindi io prenderò ora 10 minuti per fare questa cosa e dopo poi possiamo ritornare anche sulle cose che verranno fuori. Alcuni dei lavori che voi vedete sono stati fatti pochi in Italia, un po' in giro per il mondo, per tentare di portare degli alimenti, anche perché si deve un po' parlare di alimentazione, che sia cibo o che sia acqua, insomma. E quindi un prodotto basico nei paesi in grande difficoltà. Il compito dell'arte e dell'estetica è anche di darci un ambiente sicuramente equilibrato, ma in questo la cultura elvetica è maestra, c'è poco da fare. La Svizzera ha detto molto da questo punto di vista, senza andare adesso sulla questione l'estetica Migros, l'estetica IKEA, eccetera, eccetera, però l'arte è un elemento importante e ci può fare star bene parecchio. E con l'arte le cose che ci stanno intorno, quindi gli ambienti, quindi i colori, quindi l'architettura, eccetera, eccetera. Gli esempi che io vi porto sono un po' disgraziati da questo punto di vista, perché escono dal bel design o dall'architettura svizzera, eccetera, eccetera, ma invece vanno a trovare delle soluzioni negli ambienti in grande difficoltà, e questo sia in Italia ma anche altrove. Altra questione ancora che affronterò velocemente sono tre, come dire, sezioni, tre punti, è quanto l'arte è un dispositivo per interrogare, cioè quanto l'arte provoca e produce quello shock, a volte anche rabbia verso il visitatore, verso l'ascoltatore, verso chi prende confidenza, chi vuole, chi ha voglia di avvicinarsi anche alle arti, perché le arti sono anche birichine ed è giusto che sia così. In un ambiente democratico l'arte deve essere un po' birichina, nel senso che deve interrogare su questioni sociali, deve
non può andare per il sottile in una democrazia. In una dittatura non ci sono problemi perché la dittatura si appropria dei linguaggi dell'arte, se li fa propri e non c'è più nessun problema. Ma l'arte rimane, è sempre